Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovissimo video di New Super Mario Bros. Series Mania. Oggi ragazzi siamo qui con il terzo mondo, infatti come vedete sto giocando nei panni di Luigi. Oggi completeremo il mondo 3, che come vedete ha l'ambientazione di una spiaggia. Infatti raga, questi giorni che anticipano un po' l'estate, visto che ormai siamo nel mese di maggio e circa tra un mese iniziano le vacanze, anzi tra meno di un mese, tipo tra qualche settimana. Vabbè raga, detto questo non perdiamoci troppo in chiacchiere, perché come al solito il video potrebbe durare lungo per la lunga introduzione, e cominciamo. Allora, incominciamo ovviamente però dai livelli segreti, quindi per esempio dal livello B del mondo 3, e poi procederò con i livelli regolari, perché questo perché mi va, ecco, perché tanto diciamo che ho pure scelta. Ora qui mi raccomando, ecco, ora qui come vedete fra tutti questi tubi troviamo un tubo rosso, perché non entrarci, ma sì, ma perché ci dobbiamo entrare? E beh, lo vedrete, anzi diciamo che lo avrete già capito. Dato che c'è un guscio blu molto utile nell'evenienza. Poi qui, guarda che... Poi qui entriamo nel tubo rosso e troviamo un'altra moneta stella. Quindi capite che coincidenza. Ora, qui fate attenzione. Ok, qui ora fate un salto a parete e già arriviamo alla seconda moneta stella. Cioè più easy di così non può essere. Ora qui come vedete, stessa cosa di prima, qui c'è un tubo rosso. Cosa? Ah no, non ci si può entrare. Ah, infatti la terza moneta stella, ma non fa nulla, si trova qui. Vabbè, livello completato come al solito. Infatti giocherò un po' nei panni di Mario e un po' nei panni di Luigi. Per esempio adesso nei panni di Luigi. Vabbè, facciamo anche il livello C. Ecco, perché infatti i livelli A, B e C sono tutti livelli segreti. Ecco. Allora, quindi ritorniamo nella spiaggia, nell'ambientazione. Oh mio Dio, nella spiaggia. Ora, qui ci sarebbe un mini fungo, però lo lascerei qui. Ora raga, mi raccomando ovviamente non dimenticatevi di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale. Oh mio Dio, qui la situazione si sta, non dico che si sta rendendo critica, però insomma bisogna un po' ricorrere. Ecco, qui mi raccomando, è molto importante che abbiate un guscio in mano, perché in questo modo potete, in questo modo, se ce lo avrete davanti con voi, lui non vi potrà fare nulla, perché praticamente lui toccando il guscio morirà. Ora qui mi raccomando, arrivate a questa sezione in cui ci saranno questi blocchi, cioè ovviamente sarebbero monete trasformate in blocchi, dove potrete entrare in questo tubo, prendere la terza moneta stella come avete visto e arrivare subito al traguardo. Cioè raga, mi spiace dirlo, ma più easy di così non può essere. Cioè, e infatti una volta finito anche questo livello si sblocca il castello. Però il fatto è questo: prima ovviamente andremo a fare i livelli normali. Ecco, i livelli normali, quindi il mondo 3-3 per esempio, che come possiamo vedere è un livello sottomarino, perciò prepariamoci un po' al peggio. Ah, anche col tubo verde adesso si può entrare. Oh mio Dio. Ovviamente però il minifugo non è di nessuna utilità, anzi ci rende più deboli, perciò ritorniamo per favore Luigi normale. Oh mio Dio, disse quello che non ha nuotato nella D.
Madonna, raga. Non so se questa è la prima morte che vedete in questo let's play o forse è una delle tante morti. Vabbè, qui ora tubo giallo. Ah, quindi si può entrare solo dal tubo verde. Ok, ricordiamocelo che è importante. Ora, voi vi starete chiedendo perché non utilizzi il fiore che è nel box. Allora, il punto è questo. Io certe volte tendo sempre a non utilizzare gli oggetti quando servono, ma sapete com'è? Sono un po' strano. Ecco. Ora, qui mi raccomando, ora non vi fate ingannare dalla profondità, perché qui c'è una moneta stella. Ecco, quindi mi raccomando, scendete. Ecco, perché magari voi potrete pensare che è un baratro e quindi non scendete. No, non è un baratro, non si muore. È una fossa dove c'è una moneta stella. Ok, qui ora armiamoci di Luigi Fuoco. Ora, la stessa cosa nel livello A, ovvero i tubi. Allora, ce n'è uno verde, infatti. Io casualmente, non casualmente, sono andato ad esclusione. Quindi, allora, non è questo tubo, non è quest'altro. Deve essere questo. Regà. Pure la logica, se ci fossero tutti. No, 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 vabbè. Infatti, adesso pure i cuccioli di Calamaco vi fanno danno. E io che pensavo che tipo vi rallentassero. No, vabbè. Siamo in una posizione un po' critica, raga. Va bene, sono tornato. Ora, io spero vivamente che questi calamachi non ci daranno più fastidio. No, 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 ti prego, non può. Dai, però non. No! Raga, puoi ragionare con questi. Ok. Fiore di fuoco, armiamoci di fuoco. Allora, qui il fiore di fuoco è veramente importante. Ve lo consiglio perché se non avete il fiore di fuoco, siete un uomo morto. Oh, un ragazzo, aiuto! Aiuto! Ok, abbiamo Luigi normale, possiamo sopravvivere. Oh mio Dio, mio Dio! Ok, siamo sopravvissuti a questo attacco. Chiamiamolo così. A questo attacco alieno. Ora però qui attenzione, andate qui sotto e allo stesso modo risalite, perché infatti come vedete compariranno dei calamachi. Ok, andiamo qui. Luigi, vabbè. Va bene, ok. Allora adesso dobbiamo. Adesso infatti come vedete sblocchiamo una casa dei Boo. E ovviamente sblocchiamo una casa. Allora, che cos'è questa casa? Ovviamente, come vi ho detto prima, questa è una casa dei Boo. E da aggiungere che questa è la prima casa dei Boo che incontreremo in questo gioco. Sì, perché le case dei Boo spesso incominciano ad apparire dal terzo mondo in poi. E un'altra nota, in questa casa dei Boo c'è un'uscita segreta, perciò scialla. Ok, ovviamente come vedete gli elementi di queste case, di questi livelli sono ora intanto i Boo e queste porte infinite. Sì, ci sono un sacco di porte nelle case dei Boo. Ora, qui adesso dobbiamo attivare questo coso per attivare le scale, perché altrimenti Luigi non può salire. Ecco. Ecco, infatti praticamente le rampe vi faranno scivolare talmente tanto che dovrete alla fine rifare il percorso da capo. Ora, ho saltato già la prima moneta stella, proprio una gioia. Proprio la gioia. Anzi, rifacciamolo perché non ero pronto. Cioè, ho sbattuto contro questo blocco e perciò. Madonna, raga. Sti livelli. Cioè,
Cioè, diciamo che con i tagli che farò, questo video dovrebbe venire all'incirca fuori abbastanza corto. Spero non lungo per voi. Lo spero perché voi siete i miei fan. Va bene, ora qui. Guscio blu. Ecco, adesso il guscio blu è essenziale che lo abbiate. Perché è essenziale? Perché senza il guscio blu, la terza moneta stella, perché la prima l'abbiamo saltata, non si può raccogliere. Ecco, infatti vi faccio vedere perché. Ecco, infatti, se non avete il guscio blu, questa moneta stella non la potete raccogliere. Non è come in New Super Mario Bros. 2 che c'è la foglia Tanuki, no, no. Infatti, New Super Mario Bros. 2 bisogna avere la foglia Tanuki, mentre qua il guscio blu. L'avete capita. Quindi andiamo a fare l'uscita segreta. Quindi ci rivediamo a dopo. Ok, ragazzi, quasi mi dimenticavo. I cannoni, come vi ho detto, nel mondo 2 li faremo a fine gioco. E perciò la moneta stella numero 1 che non abbiamo raccolto sarà una delle monete stelle che raccoglierò negli episodi extra. Perciò andiamo verso il castello. Ecco, sì, verso il castello, perché ovviamente i cannoni, come vi avrò già detto in un episodio, li farò a fine gioco, cioè vi farò vedere come sbloccarli a fine gioco. Mentre la moneta stella numero 1 che non abbiamo raccolto è una moneta stella che raccoglierò negli episodi extra vabbè, insomma, avete capito, per il completismo del gioco. Quindi adesso incominciamo. Allora, come vedete, non c'è più la lava, anzi, diciamo che già nel castello del mondo 2 non c'era più la lava. Infatti. Ora fate attenzione che da Super Mario 64 DS ritorneranno gli Womp, ovvero questi Twomp schiacciabili. Che poi ovviamente questi sono Twomp che vengono visti anche in 64 DS, e questo l'ho già detto, infatti non capisco perché mi ripeto. Ora fate attenzione che quando vi schiacciano vi praticamente tolgono la vita. Ecco, infatti, ed è una cosa bruttissima. Ora, fiore di fuoco a me. Ecco, raga, fiore di fuoco perché è una cosa importante, con la I maiuscola. Ok. Ecco, ora io ovviamente mi muovo sempre non d'anticipo. Ora qui c'è la terza moneta stella. Come si fa a raccogliere? Ora, intanto ora muovo. Ecco, allora, ecco, io vi consiglio di avere Luigi piccolo, anche se con Luigi piccolo, oh mio Dio, cosa? Si è aperto il menu? No. Vabbè, oh mio Dio, pensavo che mi uccidesse. Vabbè, quindi abbiamo raccolto la terza moneta stella e adesso andiamo dal boss del terzo mondo. Oh mio Dio, che? Infatti adesso qui c'è Bowser Jr. e qui c'è il boss. Allora, questo boss, come vedete, è un pesce smack potenziato, perché infatti è molto più grosso e molto più potente. Dobbiamo dargli tre colpi o ucciderlo col fuoco, anche se qui il fuoco ce lo siamo giocati, il power up. Ora i pesci smack vi daranno filo da torcere anche loro. Però ovviamente, come vedete, con uno schianto a terra l'ho già ucciso, perché lo schianto a terra dato su un boss provoca due colpi. E visto che i boss vanno uccisi con tre colpi, uno più due, tre. Ora qui c'è Bowser Jr. tutto incavolato, se ne va al mondo 5. Allora, perché al mondo 5? Perché come vi ho già detto, quando abbiamo sconfitto il boss del mondo 2. Allora, adesso perché siamo arrivati al mondo 5 e non al mondo 4? Perché, come vedete nella minimappa,
Praticamente il mondo 4 è raggiungibile dal mondo 2. Infatti, nel prossimo episodio andremo ad affrontare e sbloccheremo il mondo 4 e affronteremo anche i seguenti livelli. Quindi noi ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo episodio di New Super Mario Bros. Noi ci vediamo, ciao e arrivederci. We'll be right back.